Allora, buon pomeriggio a tutti. Sono Anna Pascucci, attualmente sono la presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali e responsabile didattico del programma Scienza Amminquirendo Discere. Anzitutto ringrazio il professore Fabio Beltran per l'invito e ringrazio altresì il presidente Maffei per il suo ruolo determinante nelle fasi di avvio e di sostegno continuo del programma, sia per le scienze sia i programmi per la matematica e l'italiano. Ma ringrazio anche la professoressa Marini, i trainers, gli sperimentatori che sono qui presenti del centro pilota SID di Pisa e ringrazio anche gli assenti, i tanti accademici che oramai, come diceva il professore Maffei, si sono assolutamente entusiasmati al programma e contribuiscono in modo attivo, i vari responsabili degli altri quattro poli. Questo chiaramente io parlo dell'aspetto soltanto delle scienze naturali, quindi in Italia ci sono altri quattro poli, ci sono altrettanti responsabili, un gruppo di trainers, di sperimentatori. Tutti questi ringraziamenti non sono ringraziamenti formali, anche se sono ovviamente dovuti, ma sono ringraziamenti di grande sostanza, perché quello che andrò a raccontare oggi e tutto questo impulso non può essere che frutto di un'impresa collettiva, non può essere il frutto del lavoro di un singolo, ma non poteva, non può e non potrà essere l'azione di singoli, per cui ringrazio veramente tutti. Dunque, inizio questa mia relazione cercando di presentarvi questo programma. Si è deciso in una notte, poi lo dirà anche Isabella, questo titolo, Scienza amminquirendo discere. Ed è un programma e non è casuale il non definirlo un progetto, perché ha l'ambizione di essere a tempo indeterminato, un po' come questa immagine che ho scelto. È un programma per la diffusione dell'Inquiry-Based Science Education, che qui ho riportato con l'acronimo IBSE, nella scuola italiana, in particolare nella scuola secondaria di primo grado. Ho anche inserito un sottotitolo, perché se ne è parlato anche prima, riteniamo che questa sia una vera e propria sfida per l'innovazione didattica nell'insegnamento delle scienze in Italia. Perché? E qui, come qualcuno già sa, già mi conosce da un po', faccio uso di immagini perché probabilmente veicolano molto meglio delle parole. E questa è una sorta di pensiero che considererei una specie di manifesto di questo programma. E ritengo che in Italia l'innovazione della scuola emana un certo fascino, ma non si insinua con discrezione e persistenza. Non ha come tratto dominante la sostenibilità, la capacità di durare, di incidere nel profondo, di propagarsi, di promuovere la diversità e la coesione, di non dissipare risorse, di valorizzare il passato nel creare il futuro. Nella nostra scuola le innovazioni sono state e sono numerose, sovente isolate e circoscritte. Alcune raggiungono anche un veloce successo, ma in genere, dopo un breve periodo d'oro, sono destinate a rimanere invischiate in controversie, ambiguità, opposizioni o nell'indifferenza. Così prima o poi, per necessità o stanchezza, vengono risospinti nel grande fiume della normalità, che tutto assorbe e acquieta. Non siamo quindi ciechi nell'intraprendere questo viaggio, ma consideriamo un dovere etico e professionale non abdicare a lottare contro l'ottuso riproporsi di antichi schemi e non rinunciare a ricercare e realizzare nuove possibili strategie, visioni e approdi per l'educazione alla scienza e per la scienza dei giovani del nostro paese. Questo io ritengo sia il cuore, il motore vero di tutto questo programma. Dunque, è certamente un programma molto complesso, come complesso è l'approccio, l'Inquiry-Based Science Education, per cui in realtà mi muoverò in questa breve presentazione su questi due livelli, diciamo, e mi focalizzerò su questi, sull'architettura strutturale e funzionale del programma e ogni tanto andrò sulle strategie sistemiche e sistematiche che sono state usate ai diversi livelli. Si diceva prima il singolo, la singolarità, non ha senso, non ha più senso, non c'è più tempo in Italia. Ci sono delle iniziative, dei progetti pregevoli, dei veri gioielli, ma troppo spesso troppo isolati, se ne parlava anche prima. La finalità di questo programma è creare connessioni.
connessioni a diversi livelli, come di raccontarvi. Innanzitutto a livello internazionale, molto forte, non sono giustapposizioni, non sono collaborazioni occasionali, ma sono interazioni continue. A livello nazionale, infatti, l'abbiamo detto, ci sono vari poli, appunto in Italia, come vedremo. A livello poi locale, in questa sala, in questo momento, ci sono rappresentanti di istituzioni diverse, ci sono persone che hanno un bagaglio culturale diverso, che possono creare delle connessioni forti per la creazione di questo programma. Non solo, ma questo poi si esplicita anche a livello di interazione nelle scuole. Esiste una strategia precisa di individuazione degli insegnanti, della tipologia di scuole che sono istituti comprensivi, non a caso, perché il target è la scuola secondaria di primo grado, ma è in continuità con la scuola elementare e con la scuola dell'infanzia, quindi non è un caso. E ancor di più, come probabilmente non avrò modo di dire, ma l'Inquiry Based Science Education si basa su un lavoro di gruppo, e il gruppo e quindi anche il setting dell'aula cambia totalmente, i ragazzi lavorano in gruppo. La finalità è ovviamente creare connessioni nella testa dei nostri studenti che spendano poi queste connessioni per il resto della loro vita, a prescindere dal mestiere che faranno. Quindi connessioni sì, ma anche visioni complessive, visioni di sistema, visioni attraverso. Ma veniamo al programma. Il programma ha in realtà, come si dice, insomma, non è caduto dal cielo, ma si radica profondamente in esperienze precedenti che ognuno di noi ha messo a disposizione e approda questo approccio che non è nuovo per l'insegnamento delle scienze. L'Inquiry non è nuovo perché è esperto, come ben sappiamo. Diverso è invece l'approccio sistemico che in Italia è stato in qualche modo promosso a partire dal rapporto Locard nel 2007, quindi è un impianto che viene a cambiare. Il programma Lamina Path lo vedremo perché rappresenta, a mio avviso, l'espressione più organizzata di un programma che sia pervasivo e che è riuscito nella realtà a diffondersi non soltanto in Francia, ma in Europa e nel mondo. E poi il progetto Fibonacci, che in buona sostanza è stata l'occasione che è stata data all'ANIS di partecipare a un progetto del settimo programma quadro che ha permesso di creare il modello. Il modello italiano, si parlava anche prima di modelli, il modello italiano in campo, validato, che quindi è usato nel programma Scienza mi inquire e indudiscere. Veniamo al programma. È un programma di cooperazione, connessioni non dichiarate ma reali, tra l'Accademia Nazionale dei Licei e l'associazione l'ANISN, appunto in collaborazione ovviamente col Ministero, e sulle scienze naturali, e sulla formazione in servizio, non sulla formazione iniziale degli insegnanti, sull'Inquiry, sull'Inquiry Based Science Education. È però non solo una formazione, ma è strettamente connessa ad una sperimentazione nelle classi. Quindi il target prioritario, come sappiamo bene, il buco nero italiano, anche stando ai dati, è la secondaria di primo grado, l'insegnamento delle scienze nella secondaria di primo grado. È basato su un network e ovviamente, come tutti i network che funzionano, ha bisogno di organi e di gruppi di coordinamento ai vari livelli con responsabilità diverse. Centri pilota come luoghi di coagulo, le connessioni ancora non dichiarate, ma che trovano in luoghi fisici il loro coagulo e non soltanto come luoghi fisici, come vi dirò tra poco. Questi sono i poli che sono attivi oggi in Italia, i centri per quanto riguarda le scienze, Milano, il neonato diciamo quest'anno, Veneto, Pisa, Roma e Napoli. Nell'arco del prossimo anno si ritiene di riuscire a mettere su altri tre poli, coprendo un po' le maggiori aree italiane. Questo programma nasce, in realtà muove i primi passi il 6 maggio del 2010, in realtà il 1 aprile, quando c'è stato l'incontro tra l'Accademia Nazionale dei Lincei e l'Accademia delle Scienze Francesi. Accademia delle Scienze Francesi perché? Perché è il coordinatore del programma Lamina Path, il programma di cui vi parlavo prima. Questo accordo ha previsto in realtà un accordo di cooperazione per l'educazione scientifica tra le due accademie, ma un protocollo esecutivo nel quale si individuava da un lato Lamina Path, dall'altro lato l'ANIS, come i due soggetti che poi nei fatti interagiscono per la cooperazione e per la diffusione dell'IPSE in Italia.
In seguito a questo programma, a questo accordo, c'è stato poi un accordo di cooperazione tra il MIUR, che suppongo sarà rinnovato, è stato dichiarato a Milano a fine novembre, tra il MIUR e l'Accademia Nazionale dei Lincei. In realtà questo accordo prevede una serie di azioni, tra cui anche la diffusione dell'IBSE tramite questa cooperazione. È ovvio, come in tutte le belle storie, ma spero che questa non sia l'ennesima bella storia italiana, penso che non abbia dei connotati molto diversi, ci sono degli incontri, ci sono delle date, ci sono dei posti che hanno permesso le connessioni e che le sostengono. Quindi direi che in realtà l'idea di questo programma è un po' nata appunto nel febbraio del 2008 con l'incontro con il coordinatore della Mena alla Patria, che è Pierre Lénard, forse qualcuno di voi conosce. Dunque, questi sono i luoghi fisici dove attualmente sono ospitati i centri pilota, però mi piace andare direttamente al nodo, che cosa c'è dentro, piuttosto che non sono soltanto dei luoghi fisici ovviamente, ma l'idea è quella di creare un luogo dove ovviamente c'è la formazione degli insegnanti, ovviamente c'è l'interazione forte con gli scienziati e c'è la creazione di gruppi di ricerca didattica che lavorano insieme, c'è la connessione con il territorio, quindi è una sorta di messa a sistema di una serie di interazioni. È chiaro che non si crea nulla in un solo giorno, ci vuole tempo, ci vuole strategia, ci vuole anche molta pazienza in generale. Comunque, andando avanti, che cosa accade in questi centri pilota? In questi centri pilota ci sono dei programmi di formazione che non sono incontri saltuari, ma sono incontri dichiarati sin dall'inizio dell'anno scolastico e che si estendono per l'intero arco dell'anno scolastico. Sono circa 70-80 ore di formazione all'anno, quindi è un sistema anche di accompagnamento della formazione, non è soltanto una formazione raccontata. Questi programmi sono coordinati a livello nazionale, quindi i vari responsabili didattici dei poli li coordinano, quindi hanno una struttura analoga. Accanto a questi ci sono ovviamente degli incontri a livello centrale. Lo scorso anno i finanziamenti hanno permesso tre incontri a Roma con dei formatori anche francesi, perché non imparare da chi ha già percorso da molti anni questo tipo di approccio, l'ha messo in campo e quindi ha qualcosa da raccontarci, curvandolo ovviamente alla realtà italiana. Quest'anno invece quello che si è appena concluso la settimana scorsa, è stato fatto sono stati invitati questi formatori e sono stati 2 giorni per ogni centro pilota a formare in loco i trainers e gli sperimentatori, proprio perché insomma oramai incontrarci a Roma è un costo molto alto. Ovviamente, come dicevo, la necessità di una serie di gruppi di coordinamento e di persone che non è che sono dichiarate, ma che si incontrano e lavorano insieme fisicamente. Veniamo velocemente al perché l'IBSE. Vi dicevo prima che parlare di l'IBSE è impensabile per il tempo disponibile, però quello che è fondamentale dire è che con il rapporto Rocard del 2007 c'è un impulso, c'è una, è un report molto interessante che distilla delle direzioni, quindi individua sicuramente nell'IBSE una strada possibile, una strada sensata, portando dei dati a supporto che funziona in una serie di paesi che vengono appunto esplicitati. Sostanzialmente il rapporto Rocard individua 3 direzioni: l'introduzione di approcci basati sull'inquadri nelle scuole, lo sviluppo di network di insegnanti e i programmi di formazione sull'IBSE per gli insegnanti. Sono queste in realtà le direzioni nelle quali ci si sta muovendo. Ora, che l'innovazione della scuola abbia nella creazione di network di insegnanti e negli insegnanti i giocatori veri dell'innovazione, di questo siamo fortemente convinti. Per cui il nodo è in realtà
certamente cosa viene insegnato, ma soprattutto come viene insegnato, si diceva anche prima. Vado un po' più veloce, ci sono ovviamente tantissimo riportato qui soltanto quello dell'Alfred Foundation perché è il più famoso, ma cos'è l'IBSE? L'IBSE è un approccio all'insegnamento e apprendimento delle scienze che scaturisce dall'analisi delle modalità di apprendimento degli studenti, dalla natura della ricerca scientifica e da un'attenta riflessione sui contenuti fondamentali da imparare. Questi sono i due grossi pilastri sui quali si fonda questo approccio. In realtà quello che accade è che c'è una costruzione graduale e progressiva delle idee, dei concetti e un cambiamento totale della posizione centrale dello studente come protagonista del proprio apprendimento. Tutto questo si esplicita in dinamiche, in cambiamenti contestuali molto grossi, per cui per esempio c'è una sequenza di attività che viene proposta, non è soltanto un'attività e quindi c'è una complessità notevole dentro la quale non vado in questo momento. C'è un notevole supporto da parte anche delle accademie di scienze, l'ALEA, l'All European Academy e l'Inter Academy Panel hanno dei programmi specifici di cooperazione per l'IBSE. Vado avanti e in connessione con questi programmi nasce c'è la Mena La Patria. La Mena La Patria 1996 è stato fondato da Charpak, in realtà portato avanti oggi essenzialmente da Pierre Lena, e questo è il network mondiale. Cioè in realtà in grigio sono indicati i vari paesi dove attualmente esistono dei programmi di cooperazione con il programma francese fondati sulla diffusione dell'IBSE. Il cuore, i pilastri sono due, gli insegnanti da un lato con tutte queste attività, questa ricchezza formativa complessiva, e ho attivato in rosso quelli che sinora abbiamo attivato appunto in Italia, e l'altra gamba fondamentale sono gli scienziati, ma gli scienziati, come dicevo prima, con connessioni continue, non incontri saltuari, ma uno scrivere insieme, un ragionare insieme. E queste sono le tre aree rispetto alle quali in Italia ci sono state una serie di attività nei vari poli. Il modello italiano, dicevo, a che cosa è servito Fibonacci? Fibonacci, programma del settimo programma quadro, questo è il network dei centri pilota, come vedete sono delle città precise, dei centri pilota che hanno un diverso grado di maturità e è servito per la creazione del modello italiano. Quindi quello che si è fatto, si è andato a vedere, si è speso un tempo, io stessa personalmente sono stata molto tempo in Francia per imparare di cosa stiamo parlando, perché altrimenti sono sempre solo dichiarazioni, comunque, e così via, pian piano si è curvato questo modello alla realtà italiana, con un sistema anche di stretto gemellaggio. Si è creata una struttura organizzativa di coordinamento, si sono scelte le scuole e c'è una relazione fondamentale, penso che qui ci siano anche dei dirigenti scolastici, per esempio anche la scelta degli insegnanti, due insegnanti, almeno due insegnanti per livello scolare, tutti abbiamo esperienza dell'insegnante solitario bravissimo, ma solitario. In basso a sinistra vedete la complessità anche del piano formativo con diversi colori per diversi gruppi di lavoro e le risorse che sono le tre tipologie di risorse che sono state prodotte. Le unità e si è parlato prima giustamente di valutazione, di valutazione e di osservazione. È molto difficile mettere su degli strumenti che osservino il processo. Questo si sta cercando di fare non soltanto in Europa ma nel mondo e ci sono ovviamente dei problemi, ma è fondamentale poter dire che funziona e se funziona che cosa ha cambiato. I quattro blocchi e per concludere quelli che ritengo siano gli elementi strategici, connessioni continue, internazionali, nazionali e locali, utilizzo di un modello validato, che si diceva anche prima, qual è la differenza con i paesi esteri, la scelta accurata degli attori, la scelta dei network, le comunità di pari, una parità non dichiarata ma reale,
l'approccio locale contaminante, perché in realtà la strategia è quella di diffondersi all'interno della stessa scuola per contaminazione e tra scuole diverse, la strategia del gemellaggio. Per esempio il centro pilota SID di Milano è gemellato con quello veneto, che è il più vicino, e con esso scambia anche risorse, perché quello che si dà alle scuole sono anche materiali fisici reali. E quindi appunto condivisione di materiali, l'omogeneità di cui si parlava prima, gli stessi materiali. Questi sono un po' di numeri. In realtà lo scorso anno con 3 centri pilota e la piccola rete di Roma si sono raggiunti 4.415 studenti. Questi sono i dati minimi. Questi sono dati che dimostrano come, specialmente in basso a destra, per esempio, il target sia la scuola secondaria di primo grado, ma c'è continuità, in modo che non ci siano barriere, insomma è un altro mondo ogni volta che si cambia scuola. Questo è un calcolo che è la prima volta che faccio, è un calcolo di minima, si diceva con Isabella, rispetto al numero di ore di lavoro che i vari soggetti a livello didattico hanno impiegato in questo programma lo scorso anno, con 3 centri pilota, di cui uno un po' più grande e 2 più piccoli. Quest'anno ne sono 5, il calcolo è presto fatto. Conclusione. Il risultato di diverse migliaia di ore di duro lavoro, di una complessa architettura strategica, di una missione condivisa, di un accurato e costante lavoro, di una bella squadra, questo è sempre Anton Dorn, è un problema di sostenibilità. Dicevo appunto a Isabella che non sapevo se mettere un punto esclamativo, un punto interrogativo o cosa. Alla fine è un augurio, perché va bene che sia un augurio, è un augurio fiorito forse fuori tempo, però io vi ringrazio molto e spero fiorisca.